Buongiorno cuci amiche e buongiorno cuci amici direttamente da Abilmente per l'edizione autunno 2019. Come è già avvenuto per l'edizione di primavera, desidero portarvi con me passo passo all'interno di questa fiera e dedicarvi pertanto un video tutorial dedicato qui sul canale. Allora, cominciamo subito. La novità di questa fiera nello stand, ovviamente Hall 7, padiglione 7, stand 310, è la novità della taglia cuci. Mi avete spesso chiesto di parlare di taglia cuci e oggi vi voglio appunto fare un video tutorial semplicissimo, ma secondo me veramente da trucco e parrucco del cucito. Perché? Perché infileremo la taglia cuci. Guardiamola in azione. Allora, vedete che c'è sempre la spola di filo dedicata alla sorfilatura sottostante inferiore, la spola di filo dedicata alla sorfilatura superiore, la spola di filo azzurro dedicata al lago destro e l'eventuale spola, che adesso io non utilizzerò, dedicata al lago sinistro. Apriamo la taglia cuci direttamente dal suo slot di apertura in questo semplicissimo modo e riconoscete già qualche differenza, ma in primis, cuci amiche, io vado a tagliare i fili, che sono quelli solitamente interessati dall'infilatura della taglia cuci stessa, e li lascio lunghi. Poi vedremo appunto il perché di questo trucco e parrucco. Guardate che l'unico filo che lascio infilato è veramente solo quello del lago, perché è solitamente quello che noi temiamo di meno, vero? Allora, andiamo ad infilarla. L'infilatura di questa taglia cuci mi piace perché è veramente molto semplice. Basterà spostare il cursore da sinistra a destra in direzione infilago, perché riconoscete il forellino e lo spazio del filo, lo sposto e vado dunque a vedere che la differenza tra averlo spostato e non spostato risiede proprio in questo slot dedicato all'infilatura ad aria. Avete infatti capito bene, questa taglia cuci si infila con la potenza dell'aria. Infatti questo, che è il filo della sorfilatura inferiore, vedete che lo inserisco in questo semplice canalino, in questa canaletta? Una volta che l'ho inserito, e vedete che la curvetta, o meglio il gancino, è posizionato proprio in direzione di questo inserimento, vado a caricare l'aria e adesso semplicemente vado a attivare l'infilatura ad aria. 3, 2, 1 e voilà! Guardate dov'è il filo? È esattamente qui sotto, posizionato già completamente infilato in modo semplice, facile e veloce. Adesso altro non mi basterà che riporre ovviamente il filo dietro per andare a posizionarlo in posizione proprio di partenza. Spostiamo il cursore, la levetta, il gancetto nella posizione dell'infilatura di sinistra, inseriamo quello che è il filo dedicato all'infilatura di sinistra, vedete che io utilizzo sempre una pinzetta per comodità, e lasciamo serenamente cadere questo filo, carichiamo nuovamente la pompetta dell'aria e 3, 2, 1 e voilà, guardate dove è uscito il filo, eccolo qui, che è esattamente il filo dedicato alla sorfilatura superiore. Anche in questo caso mi porto il filo dietro, vado semplicemente a riposizionare il cursore dall'infilatura alla sorfilatura, chiudo la plancia della taglia cuci e guardate, adesso inizio semplicemente a sorfilare quello che è il mio progetto di cucito in modo semplice, facile, veloce, preciso e al tempo stesso molto stabile, e soprattutto con una sorfilatura che è decisamente pulita e professionale. Per cui in questo mini trucco e parrucco di oggi, dedicato ovviamente a voi cuci amiche e cuci amici, direttamente dalla fiera Abilmente edizione autunno di Vicenza, vi mando un calorosissimo abbraccio sartoriale e vi ricordo di restare sempre sintonizzati su tutti i miei canali social per stare sempre in contatto con i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.